A ballare l'Alligalli, adesso siamo tre a ballare l'Alligalli. L'attore Max Giusti è protagonista della commedia Va tutto bene di Giusti e Rimaldi, scena al Teatro Al Massimo di Palermo sino al 3 aprile. Giusti incarna lo spirito dell'italiano che si rimette in moto. Gioia di vivere sì, ma accompagnata da un cauto ottimismo. In questa voglia di normalità, Giusti invita il pubblico a seguirlo in un viaggio comico di circa 2 ore, un susseguirsi di monologhi e aneddoti tra passato e presente dove il pubblico di tutte le età può riconoscersi. E la magia dello spettacolo live delle persone che tornano a incontrarsi nell'era delle call. Va tutto bene è uno spettacolo che arriva nel piano della sua maturità qui a Palermo, al Teatro Al Massimo, perché è uno spettacolo che parte da una mia inquietudine. La mia inquietudine è il fatto: ma noi siamo veramente padroni della nostra vita, scegliamo quello che vogliamo perché veramente lo desideriamo, perché i nostri desideri vengono veicolati da cose tipo l'offerta, l'offerta speciale, e questo accade su tutta la nostra vita, no? Molto spesso le nostre famiglie, soprattutto i genitori, i padri di famiglia, devono organizzare tutto per i loro cari, per i loro familiari, seguendo il bilancio familiare, quindi seguendo il richiamo dell'offerta. Da lì è partito questo spettacolo che dura 2 ore, è uno spettacolo dove poi alla fine anche per la prima volta arrivo a un certo punto a parlare del mio mondo, quello della televisione, affrontiamo e vi dico, insomma, analizzo un po' di programmi della televisione italiana e c'è tanto di me, c'è tanto delle oltre 230-240 repliche che abbiamo fatto di questo spettacolo, che è nato nel 2018 e che finisce il suo giro d'Italia proprio qui a Palermo. È un one man show, non c'è la quarta parete, mi diverto molto. Stasera ho deciso di iniziare con una canzone di Venditti che abbiamo sentito oggi mentre il pulmino ci portava qua da Punta Raisi, e c'ho voglia di stare col pubblico. Palermo adesso una cosa, non faccio i miei cavalli di battaglia, Rodito, Malgioglio, insomma tutte le mie parodie, quelle più famose, non le faccio a meno che non me le chiediate. Voi le chiedete e io le eseguo direttamente. Al bis lo facciamo. Su di noi, nemmeno una musica, su.